Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo l'edizione 2019 di Sottocosta, il salone della nautica, del natante e della pesca che ha animato il porto turistico di Pescara nell'ultimo fine settimana d'aprile. Una ricca esposizione di barche con gli ultimi modelli tra gommoni e gozzi e accessori specializzati, arredi e abbigliamento mare. Sono state queste le caratteristiche del salone che ha rappresentato 40 eventi per gli addetti ai lavori e non, perché la nautica non è solo un lusso o uno sport di nicchia, la nautica è anche tempo libero o veicolo per la promozione turistica di un territorio e una scelta di vita alternativa che rispetta l'ambiente, come testimonia la nuova partnership con Legambiente. Nonostante le risorse esigue, la giunta camerale, è stato precisato, ha potenziato questo evento perché consapevoli che la nautica è un settore in crescita dell'economia italiana, con una ripresa rispetto agli anni passati del 30%. Il presidente del Marina di Pescara, Luca Di Tecco, ha affermato che questa edizione sancisce, con una partecipazione così importante di stand e imbarcazioni e appuntamenti dedicati, il proficuo impegno dello staff e il grande lavoro, con una risposta del mercato superiore alle aspettative. Aumenta la richiesta di imbarcazioni di lusso, ma anche quella di piccoli natanti, ed è a loro specifica che dedichiamo queste 4 giornate. Sottocosta si svolge al porto turistico Marina di Pescara, terzo porto turistico in Italia e bandiera blu dal 1990. E proprio sul futuro della nautica è stato organizzato anche l'incontro con i candidati a sindaco di Pescara, dopo la tavola rotonda sulla mobilità alternativa organizzata con l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo e Pass Social. L'inaugurazione con Legambiente Abruzzo della prima stazione di e-bike in un porto turistico abruzzese e il workshop a cura di Easy Design sul design delle navi da diporto, senza dimenticare il rilascio in mare delle tartarughe curate nel centro cetacei di Pescara e le degustazioni rigorosamente a base di pesce. E poi la consegna del premio alla carriera Fulvio De Simone, progettista navale che ha portato il Made in Italy nel mondo. Il bilancio dei 4 giorni di Sottocosta nelle parole di Bruno Santori, direttore del porto turistico Marina di Pescara. Devo dire che è stata un'edizione particolarmente soddisfacente, sia come espositori che come affluenza di pubblico. E anche nella parte, diciamo, contenutistica e convegnistica c'è stata una frizzante e varia successione di temi e di argomenti che ha visto alternarsi sul palco di Sottocosta personalità davvero importanti del mondo della nautica, della vela, dell'ambientalismo, le nuove partnership che abbiamo inaugurato con Legambiente Abruzzo, che speriamo diventi una partnership a livello nazionale. Insomma, tutta una serie di elementi che ci lasciano davvero grandissima soddisfazione e ci spronano a rimettere già in cantiere l'edizione del prossimo anno.